Salve ragazzi, benvenuti al canale. Oggi raga di nuovo qui sulla splendida mappa No Man's Land, qui su Farming Simulator 22. Allora, altro appuntamento della settimana con la bella No Man's Land. Allora ragazzi, ci siamo lasciati lo scorso episodio con l'inizio, anzi sì, l'inizio direi, e il termine della semina a mais. Poi abbiamo acquistato i cavallini, insomma abbiamo fatto un po' di cose interessanti. Oggi faremo altrettante cose interessanti. Ci andremo a espandere la farm con un nuovo campetto. E vabbè, e poi dobbiamo finire di terminare di lavorare questo bel campo 5. Nello specifico dovremo andare a rullare e a togliere le erbacce con eventuale erbicida, perché col sarchiatore non lo voglio fare. Detto ciò però, prima di partire vi ricordo come sempre che giù in descrizione potete trovare tutti i miei link utili, compreso anche un link che vi permette di comprare questo ma anche tanti altri giochi scontati. Allora, partiamo belli rapidi e precisi. Andiamo a eliminare per l'appunto tutta questa vecchia texture qui e andiamo a mettere questa nuova qua. No, scherzo, andiamo a rullare i nostri campi e a ovviamente aumentare il bonus della resa, che in realtà poi lo aumentiamo solo del 3%, ma va bene, piccoli dettagli che ovviamente non ci interessano. Allora, devo andare a fare però la testata un attimino, Allora, voilà, ho fatto un paio di testate di campo. Adesso andiamo ovviamente a mettere l'operaio. Come vedete qui è stato tutto rullato. In teoria adesso non dovrebbe dare più problemi. Bom, qui lasciamolo per il momento lavorare. Oggi cosa voglio fare? Cosa molto importante che voglio fare, che vi ho detto già allo scorso episodio, sarebbe quella di andare a fare un nuovo campo ad erba. Oggi è quello che andremo a fare, ragazzi. Inizieremo a fare il campo ad erba e poi ovviamente andremo ad acquistare probabilmente qualche piccola attrezzatura per la fienagione, perché queste sono noleggiate. Non so se ve l'avevo detto off camera, ho fatto... vabbè, ho terminato solamente la semina del campo 5. Vabbè, ma comunque l'avete visto, quindi è inutile che mi stia a ripetere. Allora, partiamo con il prendere il mio Massey Ferguson. Prendiamo l'arieggiatore e vi faccio vedere dove voglio andare a creare il mio bel campo. Speriamo che il piccolo Massey ce la faccia, ma comunque credo di sì. Allora, il campo in questione lo andremo a creare nella seconda porzione dell'827. Non credo, lo preannuncio già, non credo rimarrà sempre per sempre campo d'erba, perché voglio fare veramente un grosso campo, ma momentaneamente rimarrà ad erba. Poi se volessi sostituirlo con un campo coltivabile non ho nessun problema, fondamentalmente possiamo anche farlo ovviamente. Allora devo andare a posizionarmi, a settarmi tutto. Arieggiatore della Kun, larghezza 4 metri. Cerco di mantenermi comunque tutto sommato un pelino più interno, come ho fatto con l'altro campo, insomma, con il campo. Allora, me ne vado prima di quell'albero. Ok, partiamo tipo da qua. Proviamo, iniziamo intanto a tracciare tutto il percorso. Ok, qui sorgerà, qui è l'inizio del sorgimento, non lo so dire, del nuovo campo, momentaneamente ad erba, ma poi sicuramente lo andremo a convertire in campo coltivabile più avanti. Oh, poi non è detto, magari lo potremmo tenere anche comunque ad erba. Vediamo. Ok, adesso cerchiamo di fare il bordo senza andare troppo contro la strada, cercando di mantenere comunque un assetto abbastanza lontano. Purtroppo non potrà venire un campo troppo dritto e troppo perfetto, ma questo è anche la bellezza della No Man's, no? Quindi direi che questo non penso sia troppo un problema. Allora raga, credo di aver completato tutto il bordo più esterno del campo. È venuto un campo, devo dire, parecchio strano, ma tutto sommato molto molto esteso, perché come vedete, a parte il insomma levitare questo boschetto che comunque non voglio togliere, non so se poi in futuro lo andremo a togliere, ma ne dubito perché voglio campi un po' strani e ve l'avevo già detta questa cosa qua. Perfetto raga, e il nostro bel campetto, adesso questo possiamo tranquillamente spegnerlo, il GPS, e il nostro boschetto è stato fatto. Adesso purtroppo mi toccherà andare a come dire, riempire tutto questo campettino qua. Poi ovviamente, come promesso, andremo ad allargare il campo 3 lungo questa zona di qui
e lo allungheremo tutto lungo questa zona, ok? Quindi verrà molto più esteso rispetto ad ora, eh? Lo allungheremo di parecchio e lo allargheremo anche, devo dire, di parecchio. Ok, raga, e finalmente partiamo con l'inizio della lavorazione di questo bel campetto. Speriamo che riusciamo ad andare un po' rapidi, anche perché poi avremo di nuovo, nuovamente da togliere i sassi. Questa cosa qua potrebbe essere un po' un problema perché inizia a diventare un po' pesante la storia dei sassi, eh. Però, vabbè, iniziamo comunque a togliere il tutto, poi vediamo. Allora, raga, prima di continuare ho dovuto stoppare un attimino perché devo dire, sta facendo una fatica immensa questo povero Massey. Quindi l'idea quale sarebbe? Quella di andare a provare a aumentare la cavalleria di questo piccolino, sempre che possiamo. Da quello che ricordo, sì, perché avevamo messo una delle cavallerie più basse ed erano disponibili anche altri tipi di cavallerie, quindi possiamo, penso, modificare il motore. Speriamo, vediamo un attimino. E sì, 100 cavalli, 82, 92, 100 cavalli. Oh, solo 100 cavalli. Questo è il massimo che abbiamo. Raga, io qui a questo punto mi verrebbe da pensare una cosa. Mi verrebbe da pensare che probabilmente è il momento di iniziare a cambiare questo trattore. Pensare di cambiare perché 100 cavalli, raga, oramai non sono più sopportabili. Però non stavo pensando a una cosa. Abbiamo questo bel Deutz da 45.000 euro e la bellezza di 160 cavalli. Sì che è snodato. Però secondo me questo vecchio Deutz qua sulla No Mans potrebbe non essere male. Potrebbe non essere male. Ma sapete cosa vi dico? Ma sì, quasi quasi facciamo sta pazzia. Vendiamo sto Massey, lo salutiamo e ci andiamo a prendere quel bel Deutz quasi quasi. Allora, ho preso un po' di soldini in più, mi sono fatto altri 15.000 euro di prestito perché comunque secondo me giusti giusti non bastavano, insomma. E non abbiamo altro da quello che vedo, no, direi che per il momento questo potrebbe essere il migliore. Ok, raga, allora lo paghiamo 49.000 euro. Lo paghiamo un bel po', raga, un bel po'. Allora, volevo solo farvi sentire, stavo andando verso il campo, ma volevo solo farvi sentire un attimino l'accensione che è veramente qualcosa di strepitoso, sentite? Cioè, che bomba è, raga, che bomba è sto trattore. C'era la possibilità di metterci anche la cabina, ma secondo me è così scabinato, vecchio, un po' bruttarello se vogliamo, anche, ma possente. È una roba veramente strepitosa. Credevo di far più fatica con il con lo snodato. Momentaneamente senza nulla, non sto patendo ovviamente niente. Devo capire un attimino poi come sarà con come si chiama? Con le attrezzature dietro. Comunque sono 160 cavalli, se non mi sbaglio, quindi non è neanche tutta sta gran performance di potenza né tantomeno di velocità perché andiamo a 25 km orari. Anzi, credo che se ci piace poi questo trattore che lo teniamo, che abbiamo la consapevolezza che lo teniamo per un po', farò come ho fatto con il 1300, breve modifica e lo porto a 45 km orari almeno, cioè perché se devo fare degli spostamenti un po' importanti a 25 km, raga, veramente non ne usciamo vivi. Allora, intanto attacchiamo l'aratrino, che praticamente la larghezza dell'aratro è proporzionale alla larghezza del trattore. E vado un attimino a vedere lui, che mi pare che abbia finito assolutamente sì. Questo lo poso momentaneamente un attimino qua, poi se mi servirà lo utilizzerò. Allora, ho messo all'interno anche ovviamente il GPS, perché senza GPS, raga, non si può andare purtroppo da nessuna parte. Ok. Abbiamo abilitato la traccia, ho abilitato adesso un attimino la traccia perché ovviamente con un trattore nuovo se non abilitiamo la traccia purtroppo non va. E in teoria sì, magari andando a inserire il creatore. Ok, oh, ok raga. Ho sbloccato ovviamente la velocità, andiamo a 21 km orari. Beh, devo ammettere, è strano sto trattore, perché è strano davvero. Però ha una potenza veramente straordinaria, straordinaria veramente. In questo in 448 dovremmo riuscire a terminare il tutto. Ora abbiamo un trattore veramente con la T maiuscola. Boom, raga, adesso ho tempo di andare a fare un paio di foto per la copertina e terminare il campo. E ci vediamo al termine del campo, così iniziamo a togliere i sassi. E
e iniziamo a togliere tutta quella roba lì. Anzi, a proposito, direi che possiamo fare un'altra cosa in realtà. Mi fermo un secondo qui. Prendiamo il mercedessino, anzi, e andiamo da quel lato laggiù dove stiamo iniziando a togliere tutto il campo. E metto già il toglisassi col Mercedes, così intanto mi porta avanti la lavorazione. Allora, raga, eccoci arrivati al campo piano. Ok, lasciamo andare l'operaio che mi inizia a lavorare sto terreno e mi inizia a raccogliere ovviamente i sassi. Ok, e noi intanto ovviamente continuiamo con la rieggiatura, mantenendo la corsia, grazie, la rieggiatura del terreno. Ok raga, allora buona parte del terreno è stata fatta, diciamo la parte più impegnativa del terreno, ovvero questa parte più alta. Rimane praticamente ancora il triangolino sotto questo boschettino qua e poi dovremmo esserci in teoria il... che sta facendo questo? Qualche punticino me l'ha benché tralasciato, però insomma l'importante è che tutto sommato stia lavorando sufficientemente bene e devo dire che comunque ce la sta facendo. Tutta già questa zona l'ha già terminata, adesso è arrivata nella zona incriminata di cui parlavamo prima, ovvero la zona di questi piccoli alberelli che rompono un po' le scatole. Ok, va bene, devo dire che tutto sommato sta funzionando bene, speriamo che mo se la cavi abbastanza. Credo che dovrò metterlo di sopra perché di qui secondo me crea un po' di problematiche, quindi lo andiamo a rimettere di sopra e poi ci facciamo quest'ultimo triangolino. Ok, via al lavoro, in teoria adesso non dovrebbe più venire verso il giù, poi ovviamente in questa zona qua lo andrò a sistemare io dopo. Ok raga, finalmente abbiamo terminato tutto il campo, adesso io qui vedo che sta facendo di nuovo disastri. Ok, buon, facciamo lavorare adesso l'operaio, in teoria dovrebbe farcela, dovrebbe eliminarmi tutti i sassi, spero. A proposito, qua quanti ne abbiamo? Vabbè, 60% ancora ce n'è. Ok, togliamo la creazione dei campi, se no facciamo disastri. E direi che ci siamo, raga. Abbiamo ufficialmente terminato questo bel campetto. Campo numero 6, che a questo punto possiamo farlo questa volta, perché questa volta me lo sono preparato. Ci possiamo andare a inserire, magari lo mettiamo qua, non lo so, vediamo, lo mettiamo qui magari. Ci andiamo a mettere il cartello che indica che questo è il campo numero 6. Allora, questo è il cartellino. E voilà raga, campo numero 6, eccolo qui finalmente. Abbiamo il 5, abbiamo il 6, boh, dai, stiamo raggiungendo pian piano la vetta dei 10 campi, E siamo praticamente solo all'11° episodio, questo dovrebbe essere. Quindi diciamo che comunque abbiamo già raggiunto un buon risultato nel giro di 10 episodi. Abbiamo veramente già una farm bella avviata. L'unica cosa che ci manca in realtà sono i soldi per continuare le varie lavorazioni, ma speriamo presto di riuscire a recuperarli. Allora, dobbiamo partire con la semina di erba, che direi che possiamo subito partire a fare, anche perché l'operaio già ha eliminato buona parte dei sassi, quindi eventualmente possiamo farlo questa volta. Però prima di iniziare la semina, perché l'altra volta me lo sono dimenticato sul campo 5, andiamo a passare la calce viva sul 6 appunto. Allora, via, calce alla mano e andiamo a... sì, sempre che non mi incastro magari. E andiamo a spanderla sul... allora, ricarica. Boh, intanto che si ricarica andiamo un attimino a verificare che questo stia messo bene. Vabbè, sì, dai. Ha iniziato comunque a partire, quindi tutto sommato alla fine mi sembra che stia andando abbastanza. Speriamo non si vada a intoppare da qualche parte. Ma comunque mi sembra di no. Mi sembra che tutto sommato si lavori bene sto campo. Allora, 48% all'interno del spandi fertilizzante, spandi calce. Qui però direi che non basta, quindi...
Andiamo alla nostra bella fabbrichetta di calce a riempirci, a farci un bel pienone. Stavolta dovremmo riuscire a farlo un pieno, il primo pieno di calce. Ok, riempiamo il tutto. Oh, quasi, quasi riuscivamo a fare un pieno di calce, quasi, 91%. Allora, eccoci arrivati al campo. Iniziamo lo spargimento della calce. Purtroppo, e dico purtroppo perché avrei voluto continuare, siamo comunque arrivati già a un'ora di video, quindi direi che per questo episodio comunque possiamo fermarci. Vi lascerò un po' sulle spine, nel senso che lasciamo un po' tutto così. Penso che off camera mi andrò a terminare di passare la calce, vabbè, ovviamente togliere i sassi, che è la cosa forse un po' più noiosa adesso. E poi il prossimo episodio andremo finalmente a iniziare la semina dell'erba. Detto ciò, però, come sempre vi ricordo che giù in descrizione potete trovare tutti i miei link utili, compreso anche un link che vi permette di comprare questo, ma anche tanti altri giochi scontati. Mi raccomando di lasciare tanti tanti bei like per questo nuovo episodio qua della mappa No Man's Land. Credo che nel prossimo episodio vedrete il trattore perlomeno modificato in velocità, perché vorrei aumentarlo di almeno 20 cavalli in più, voglio dire 20 km orari in più, almeno, quindi mandarlo almeno a 45 orari, che direi che comunque è una velocità abbastanza standard per tutti i trattori. Detto ciò raga, io vi ringrazio per la visione, vi mando un grosso saluto da me, da questo splendido trattorone nuovo, e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!